stiamo benissimo, viste le circostanze, stiamo passando questa quarantena nel nostro, nel nostro piccolo camper. E niente, che altro dirvi, a parte che quando verremo a Trento, quando si potrà, vedremo, verremo sicuramente a salutarvi. Intanto vi passo a Francesco. Anche da me, e niente, vi mando anche un saluto dal camper. E abbiamo fatto il video uno alla volta perché non riuscivamo insieme a inquadrarci decentemente. E niente, ciao a tutto il CTS, alla comunità, a Gianna, agli operatori, a chi mi conosce dei Casa Lamar, a chi mi conosce di Giano, spero che non ci sia troppa gente che ha fatto la comunità con me, e che siano fuori tutti, che stiano bene. E un saluto anche da parte mia a tutti quelli di Giano, okay. Mi sa che mi sono dimenticata. Ok, e niente, e grazie per averci contattato, ciao ciao. Già che ci siamo, il nostro Francesco vi fa fare un giro nel nostro piccolo camper, ed ecco qua la parte centrale. Sì, qui abbiamo tutto quello che ci permette di vivere quasi come in casa. Abbiamo il pannello di controllo con tutti gli interruttori, prese di ricarica, livello batterie, livello acque e soprattutto il cuore dell'impianto elettrico, che è un pannello da 300 watt col suo regolatore che carica due batterie che sono sotto i due sedili e che ci permettono di avere veramente tanta corrente, di far andare anche il frigo elettrico quando c'è il sole, comunque la TV, l'acqua e le luci, e caricare telefoni e computer sempre, anche se c'è il nuvolo, visto che qui non c'è inverno. Qui abbiamo l'inverter, che è un altro apparecchio fondamentale per chi nel camper ci vive oltre che ci fa vacanza, perché permette di trasformare la corrente delle batterie da auto praticamente a 12 volt a 220 con le sue prese a 220 normalissime di casa, a cui attacchiamo la televisione, un piccolo phone, attrezzi elettrici di piccola potenza, perché fino a 350 watt, comunque tutto che funziona a 220 con la rete casalinga. Ecco, qui c'è, se Mime ci permette, ve lo faccio vedere, abbiamo i fornelli, il lavello e sotto il frigo, e qui abbiamo l'interruttore, l'armadio, un armadio piccolino che usiamo per tutto, super minimalisti super quando minimalisti. Si vive in camper. E sotto abbiamo la stufa, che anche se siamo a Tenerife, quando andiamo in montagna l'abbiamo usata, la stufa con la ventilazione e il piccolo bagno. E non dimentichiamoci di questo, perché esatto, tanti pensano che si vive in camper e non ci si lava, invece c'è tutto, c'è la doccia e anche il piccolo bagno della nostra amica, sì, che magari ecco, quello non vogliono vederlo. Ciao di nuovo a tutti. Di ciao Nime! Brava! Ah, un'altra cosa che se no mi dimentico, anche se adesso li ho ripresi un po' in mano, se volete un attimo vedere quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni, i nostri viaggi, potete andare sulla nostra pagina di Instagram, @campercats, cat con la Z finale, e potete vedere un po' il nostro, diciamo, diario di viaggio e la nostra grandissimissimissima passione per i gatti, ok? Ciao!